Vigilia di Pasqua agitata da un punto di vista sindacale. Infatti hanno incrociato le braccia i lavoratori grossetani come quelli di tutta la Toscana che hanno aderito allo sciopero indetto da Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux Will per protestare contro il mancato rinnovo del contratto da parte di Federdistribuzione. Questa mattina sono stati oltre 40 lavoratori che hanno partecipato al sit-in di protesta. Quello di Federdistribuzione è l'unico contratto non ancora rinnovato nel settore del commercio, rinnovato con Confesercenti, Confcommercio e Distribuzione Cooperativa, e anche loro si meritano un contratto moderno, vada di pari passo con quello che è l'andamento inflazionistico italiano. Siamo davanti alla PAM perché PAM è una di quelle aziende, le altre aziende sono ad esempio Zara, Obi, Lidl, tutta una serie di appunto aziende della grande distribuzione che aderiscono a quella federazione. Non siamo qui per i soldi, siamo qui per la dignità e la qualità della vita dei lavoratori che Federdistribuzioni non vuole rispettare. Noi lo chiediamo fortemente anche perché oggi come oggi la maggior parte della nostra vita è al lavoro e se non c'è la qualità e non c'è la dignità è finito tutto. E cosa succederà se non arriverà la firma da parte di Federdistribuzioni? E continueremo a lottare, pertanto cerchiamo di richiamare tutti i lavoratori e le lavoratrici a questo obiettivo. Qual è stato lo scoglio principale? Si parla dei nuovi assunti. Volevamo un po' far capire a questa parte datoriale che i diritti devono essere per tutti, senza fare distinzione fra chi verrà assunto e quelli che già ci sono da tanti anni, perché spaccheremmo il fronte lavorativo in operai di serie A e operai di serie B.